dati esposti da Luca sono disarmanti o traumatizzanti, quindi è giunto il momento di, diciamo, rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare a dei piani proprio per intervenire su questi punti. E questa sera io parlerò di proposte che partono da obiettivi. Il programma di rete contiene tante proposte su vari settori. Il settore produttivo è un po' l'anima dell'economicità di un paese qualsiasi, perché le piccole e medie imprese sono il carburante, appunto, che permette a un indotto interno di avere un immediato impatto sulla vita di tutti i giorni. Allora, la priorità, comunque, non ci stancheremo mai di dirlo, è innescare sinergie tra le istituzioni e le parti sociali. E questa, appunto, se ci darete fiducia l'8 dicembre, sarà la linea guida che seguiremo per agire nell'immediato su varie urgenze, proprio la sinergia di istituzioni ed enti e parti sociali. Allora, il primo, ne parlerò di due, grandi obiettivi del macro, perché l'argomento è vastissimo: impresa, industria, artigianato, commercio, lavoro, turismo, è veramente una massa di argomenti che vanno assolutamente analizzati una volta che si è a contatto con i dati per poi sviluppare proposte. Allora, il primo macro obiettivo è il rilancio del commercio. Ho pensato di, appunto, focalizzare una parte dell'intervento su questo, perché poi è una parte più creativa. Tutti noi cittadini cerchiamo di creare, no, un'idea per il paese tramite varie soluzioni. Il programma, in questo caso, il programma rete, porta avanti varie soluzioni. E comunque, per rilanciare il paese, prima di tutto, oltre alle sinergie, bisogna renderlo attrattivo per i sanmarinesi. Il focus principale di tutte le politiche di intervento immediato, in realtà, convergono sulla necessità di coinvolgere prima di tutto i cittadini e anche per quello che riguarda le attrattive la vita a San Marino, vivere a San Marino, il San Marinese va messo al centro e noi sanmarinesi ci dobbiamo rimettere al centro. E, quindi questo è possibile ma siamo pochissimi. Un imprenditore, quando ha a che fare con un target di vendita del proprio prodotto, fa due numeri. Noi siamo 30.000 abitanti, ed è difficilissimo riuscire a fare impresa con un piccolo bacino di utenza simile, quindi abbiamo bisogno di coinvolgere i cittadini italiani dei comuni limitrofi. Anche qui si parla di sinergie politiche e anche sociali con i paesi limitrofi, che può essere Rimini, che può essere Nuova Fratte, cioè tutti quei paesi che circondano il nostro territorio. E quindi allargare il nostro target di riferimento. Ovviamente, si diceva, le prime cose che vengono in mente sono gli eventi. Gli eventi possono rilanciare, appunto, il paese nell'immediato, ecco, creare un piccolo indotto interno che possa dar vita a un'economicità per le imprese che già, appunto, operano in Repubblica. Partirò, appunto, come diceva anche Augusta, da una logica imprenditoriale, che è quella di dati, di creazione di una strategia, di un piano economico, di un team. La parte più importante per fare impresa oggi, per rilanciare un prodotto, un paese in questo caso dal punto di vista commerciale, in realtà è un piano di marketing.
rivelare un'immagine di un paese. È necessario che il nostro piano di marketing sia comune, creare un made in San Marino, un marchio, una linea guida di comunicazione comune, quindi l'ufficio, per esempio, del turismo deve riuscire a coordinare un'unica strategia comunicativa, unificare un'immagine unica per la promozione del sistema attrattivo San Marino, un po' come nell'ultimo intervento sempre sull'argomento cultura e commercio, turismo, avevamo segnalato quello che viene fatto in Trentino, quindi un unico brand con una logica divisa per varie sezioni relative proprio al sistema economico, agli eventi. E quindi nel 2020 tutti offrono diciamo ottimi prodotti, buoni prezzi. Quello che fa la differenza è come si imposta l'immagine di un paese, questo sarà estremamente importante. E, secondo, allora, gli eventi vanno programmati con anticipo, quindi ci deve essere un programma con forte anticipo, e vanno programmati su tutto l'arco dell'anno. Eventi che invogliano i sanmarinesi per primi, ma anche il turista, a restare più tempo in territorio. Anche qui serve una sinergia da più fronti. Nello scorso intervento appunto parlavamo anche di consorzi territoriali, esistono già iniziative attorno al nostro paese che proprio prendono in considerazione l'aggregazione di comuni con una proposta turistica legata al territorio. San Marino deve farne parte il più possibile e probabilmente anche essere promotore di consorzi, di un consorzio territoriale, magari basato sulla storia, sul territorio così ricco e denso di interesse. Su questo fronte è interessante per esempio le iniziative come la Motor Valley. L'Emilia Romagna intera è stata appunto interessata, la via degli dei, Marche Outdoor, sono tutti consorzi che permettono al turista di viaggiare per lungo tempo, volete per una vacanza, lungo un percorso prestabilito dato dai territori interessati. Quindi questi sono diciamo alcune cose, sono i primi passi per realizzare eventi di qualsiasi natura efficaci per un pubblico sanmarinese, perché chi meglio di noi si può far portavoce delle bellezze del nostro paese. Nel 2020 diciamo si dovrà ripartire dalle basi proprio. Ecco, altra attrattiva è la SMAC, abbiamo parlato dei dati riportati da Luca, che sono appunto disarmanti, quindi non funziona come strumento fiscale. Potrebbe essere utile introdurre un nuovo sistema di controllo fiscale tipo cassa telematica, ma la SMAC deve tornare ad avere una scontistica efficace, quindi ed essere utilizzata soprattutto come strumento d'attrattiva per il paese. La SMAC turistica, quindi ogni turista che passa per San Marino deve avere la possibilità di accedere alla SMAC che gli permetta di accedere esso stesso come sanmarinese delle scontistiche oppure delle offerte proprio per il turista. Quindi potremmo continuare per giorni e giorni. Vi farò un esempio di un'amica con la quale parlavo l'altro giorno ed è un'educatrice cinofila, è un settore di cui noi magari la maggior parte non conosce tanto. Bene, lei diceva, guarda, non ci sono mai, ma in tutta Italia ci sono pochi eventi dedicati a questo settore che invece è in forte espansione, potrebbe essere appunto l'idea di creare un due giorni dove si promuove l'educazione cinofila, la pet therapy, insomma tutto quello che gira attorno a questo settore. Allora la prima cosa che mi viene in mente è proprio io vengo
dalla consulenza ambientale. E quella, soprattutto, visto che si parla sempre di non avere i fondi, non avere i soldi per promuovere queste iniziative, in questi casi possono essere fatte delle partnership commerciali con aziende. Questo è un caso, per esempio, dove anche qua a San Marino ci sono aziende molto grandi che producono alimenti per cani, coinvolgendole in questo tipo di eventi patrocinati dalle istituzioni, ma a pari grado promosse con aziende individuali, aziende private, si può proprio creare un qualcosa di estremamente efficace. Quindi le non privatizzazioni, ma partnership commerciali in alcuni ambiti, soprattutto legati agli eventi. Rally Legend ha tantissimi promotori. Vediamoci anche noi come situazioni in questi macro eventi commerciali. La seconda parte del mio intervento è la possibilità di uno Stato, ma soprattutto il dovere di uno Stato, di mettere in mano all'imprenditore gli strumenti per fare impresa, perché ogni imprenditore è veramente soddisfatto di poter dare lavoro, ma se non ce l'ha, gli incentivi, tutto quello che è, poi va a perdersi. Gli strumenti per fare impresa sono molteplici, si va dalla giustizia, alla burocrazia amministrativa. Nel programma appunto segnaliamo alcuni punti. Ci sono strumenti che possono essere utili per le attività esistenti, perché il focus è quello di aiutare comunque le aziende che esistono già sul territorio, chi ha già investito, chi ha già messo del suo negli anni, che poi in questi anni si vede un po' in difficoltà, deve poter avere degli strumenti per esempio fare investimenti, anche piccoli o grandi che siano, e quindi l'accesso al credito agevolato, una forma di credito agevolato ben identificata, per poter far sì che un imprenditore possa diversificarsi oppure investire in un reparto aziendale, commerciale magari. Questo sarebbe molto utile per le aziende già esistenti, per le nuove attività di fiscalizzazione, nelle prime fasi di apertura, per le start-up più efficaci incentivi, soprattutto concorsi sostenuti da formazione di impresa. Noi abbiamo una giovane imprenditoria che però, certo per esempio io ne ho fatto parte, in realtà ero allo sbaraglio, non avevo una formazione imprenditoriale. Quando si danno le possibilità di fare imprese come fondi perduti o credito agevolato a un ragazzo che insomma, ha un'idea, pensa di conquistare il mondo, in realtà bisogna dargli in mano una formazione d'impresa. Contratti di rete tra imprese, aggregazioni tra imprese con un comune scopo, quindi obiettivi commerciali comuni per far forza commerciale. E ultima cosa, poi vado in conclusione, avviare trattative nell'immediato per superare il rappresentante fiscale e le barriere doganali. Barriere doganali che sono comunque, ci impongono le aziende sammarinesi fuori proprio da ogni competizione. E quindi chiarezza normativa, semplificazione effettiva, permetterebbe ad un paese piccolo come il nostro di rilanciarsi alla grande, direi, tornando alla comunicazione. E l'ultima cosa, dovrei spendere invece un piccolo inciso, perché ognuno di noi quando pensa a San Marino, ma tutti, io con chiunque abbia parlato, si ha l'idea, no, che ma perché non chiamare grandi multinazionali per fare insediare qua una multinazionale internazionale? Bene, e sarebbe probabilmente impossibile, infatti non è stato mai attuata una politica proprio, perché
queste aziende, parlo di Google, di Amazon, sono proprie vere nazioni digitali, quindi vanno trattate come nazioni, quindi la politica deve intervenire anche a livello proprio diplomatico, tra virgolette. Questo aziende come quelle citate cercano paesi in cui vengono applicati concetti quali lo stato di diritto e la certezza di diritto, non una convenienza fiscale come magari viene da pensare. Una normativa chiara e precisa, processi burocratici non eccessivamente complessi, veloci, facili da attuare, sono il loro riferimento. A San Marino non c'è mai stato una giurisdizione chiara, trasparente, e quindi non abbiamo mai avuto la legge direzionata verso il nostro paese. Quindi niente, l'8 dicembre dateci fiducia con il vostro voto per costruire una rigenerazione di questo settore che veramente è una delle economicità che più nell'immediato possono dare respiro al nostro paese. E grazie mille, passo la parola a Roberto.